capitolo dedicato all'Inter. Quanto rischia l'Inter di perdere Niccolò Barella? Peraltro c'è il Chelsea contro il Tottenham nella semifinale di Coppa di Lega, non c'è Morata tra i titolari. Questo potrebbe essere un indizio. Giancarlo, quanto rischia l'Inter di perdere Barella direzione proprio Chelsea? Tanto, tanto, perché la cifra che ci ha detto nei giorni scorsi e che è stata confermata da tutti dopo Alfredo Pedulla, sì, è una cifra importante, 45 milioni di sterline vuol dire più di 50 milioni di euro, e a queste cifre il giocatore va, secondo me va, anche la società spinge perché vada. C'è solo un problema, cioè due. Uno, non sappiamo quanto Barella gradisca la soluzione estera piuttosto che quella autarchica italiana, e può darsi che lui preferisca l'Inter. Certamente tra Inter e Napoli preferisce l'Inter. L'altro problema è che se il Cagliari dice sì al Chelsea, il Chelsea lo vuole subito. Cioè sembrava in un primo tempo che il giocatore potesse completare la sua stagione al Cagliari e poi raggiungere Sarri. Invece Sarri in questi giorni è stato esplicito, cioè dopo che è partito Fabregas, loro hanno bisogno di un giocatore subito, e questo giocatore sarebbe Barella. Ecco, queste due sono le incognite, cioè il subito, e non so al Cagliari se faccia comodo, se faccia comodo no, ma non fa, se faccia piacere non credo, e la volontà di Barella, cioè se lui non prediliga alla fine, anche se l'ingaggio sarebbe certamente diverso e superiore a quello del Chelsea, se alla fine non prediliga l'Inter. È così, mister, perché dipende dal giocatore, dipende anche da quanto il Chelsea è disposto a mettere sul piatto, perché poi quando ti arrivano certe offerte, anche a gennaio, è difficile dir di no. E poi per me farebbe veramente comodo al Chelsea. Ma Sarri è stato chiaro, l'abbiamo sentito in conferenza stampa. Nel centrocampo a tre di Sarri sarebbe veramente quel giocatore di grande dinamismo, di grande capacità di recupero palla, sa trasformare dalla fase difensiva alla fase offensiva. Sicuramente sarebbe il topper. Poi, guarda, è un giocatore... A te piace tantissimo. Ho visto Christian, l'ho affrontato quando era a Como, un ragazzo che ha fatto... Poi, la giovane età che c'ha, la personalità che dimostra in campo, la cattiveria... Cioè, un po' troppi falli. Ma va bene. Nel nostro calcio pochino... Però a lui qualche volta costa... E la sua irruenza, la sua voglia di... forse il giocatore recupera più palle in mezzo al campo. Nel campionato inglese sarebbe meno penalizzato. Per cui è chiaro che è un giocatore appetito, e penso che il Cagliari faccia bene a temporeggiare, perché sicuramente monetizzerà parecchio. Quanta strada ha fatto da quel Como nel 2016. Ieri ospite di Sport Italia Mercato di Michele Criscigliello, c'era la camera che ha giocato con lui in quel Como, e vederlo adesso a Cagliari da leader. C'erano due ragazzi, Bessa e lui, due ragazzi che effettivamente... Adesso Bessa è al Verona, se non sbaglio, no? No, è al Genoa. Al Genoa, è tornato al Genoa. C'erano due ragazzini che davano fastidio, anche se il Como è retrocesso, però hanno avuto una fase di grande crescita e... In un anno molto difficile per il Como, con Festa, con vari cambi di allenatore, Barella è cresciuto ed è pronto per giocare in qualsiasi squadra, no? Che sia Chelsea, Inter. Anche per il calcio italiano, sono quei ragazzi che ti danno fiducia. C'è qualcosa di bello adesso, perché c'è il Zaniolo, c'è il Mancini, c'è veramente un nucleo di giocatori, un gruppo di giocatori che dobbiamo far crescere, e forse avremo anche un futuro come nazionale. Ecco, per Zaniolo, hai citato Mancini, tra l'altro tutti... Chiesa, sì, no, ma ce ne sono altri, lo stesso Sensi, cioè sono dei Tonali ragazzi... del Brescia, mister. Tonali, ecco, per cui io gradirei sicuramente che rimanesse in Italia, perché abbiamo bisogno, stiamo portando dentro tanti quei stranieri, e vedere i nostri migliori, per dire Barella, andare all'estero mi dispiacerebbe onestamente, però ormai il mercato è questo, il calcio è questo.
Per cui vedremo come, cosa succederà. Vedremo cosa succederà. Tra l'altro oggi invece il Cagliari ha ufficializzato Birsa, o meglio Birsa si è presentato proprio a Cagliari. Prime parole da giocatore rossoblù dell'ex fantasista del Chievo, molto felice di essere a Cagliari. Secondo me è un buon innesto Birsa per il Cagliari. Che poi con Maran è... con Maran, cioè, l'ha plasmato, il suo... esatto. Gli ha dato proprio quel ruolo lì. Non, è ma... cioè, non c'entra sì, nulla non con è... Barella, sono ruoli diversi, eh? Stiamo parlando sì. di ruoli diversi. No, però... credo che lui vada, sia andato a sostituire quel, giocato, quel centrocampista che si è infortunato gravemente del Cagliari. Il 4-3-1-2, lui è il vertice. Esatto. Del... potrebbe... Eccole qua le prime parole di Birsa, contento di essere qui, insomma spera di far bene, son parole di rito, però questo insomma... è un buon giocatore. Ci dice che il Cagliari non è che sta sostituendo Barella con Birsa, sono due ruoli. No, sono due cose. È un buon no, giocatore. Sono due giocatori completamente diversi, proprio anche sotto l'aspetto... No, dico, ma se l'Inter dovesse perdere Barella, cambiano le strategie a fine stagione? Cioè... un L'Inter, centrocampista comunque lo devi, un centrocampista lo devi prendere. L'Inter è un punto interrogativo. Innanzitutto non so se resterà l'allenatore, questo l'ho detto e lo ripeto, perché è molto amico di Marotta, ma Marotta ha mandato dei messaggi, bisogna vincere qualcosa sì. da subito. Sì. Uno. Due, l'Inter come centrocampisti avrebbe Barella, ha Barella nella testa, ma nella testa ha anche Modric. O cross, cioè ha anche il grande colpo, insomma, no? Da prendere, quindi certamente sì, cambiano le strategie, però l'Inter si rafforzerebbe la sua idea di andare a prendere un grande giocatore straniero. Io è chiaro che Barella non è Modric, no? E non può esserlo ancora, però quanto ad un declinante cross, io preferisco Barella, sinceramente, perché è giovane, perché per tutte le cose che ha detto il mister, insomma, certo, no? Certo. Perché è italiano, perché non viene a prendersi l'ultimo ingaggio, ma è ai primi ingaggi, al primo ingaggio forse importante, senza nulla togliere a quello che gli dà il Cagliari, naturalmente. Insomma, io preferirei così. Certo, cambierebbe un po' la strategia, però, sai, questo è il mercato. Se qualcuno ruba un tuo obiettivo, tu andrai a rubare rubare in senso positivo. Rubare tra virgolette. Sì, qualche obiettivo agli altri. Godin a zero sarebbe un grande colpo? Questo per quanto sì, riguarda la difesa, sì. mister? È un giocatore che sa gestirsi tutte le fasi difensive, sia sulla marcatura, sia nella zona. Poi è un leader difensivo, ha un'esperienza a livello internazionale immensa, è chiaro, ha una certa età, per carità, però parametro zero sarebbe un tassello anche per l'immediato, non per il futuro, certo. È chiaro, però è un giocatore di grande spessore, non si discute assolutamente. Beh, la coppia con Skriniar sarebbe una grande coppia, Skriniar-Godin. Sì, mi domando chi sta fuori se giocano a quattro. Io penso che a quel punto sarebbe. Ma Miranda più vuol partire, per cui. Più sì, ma c'è De Vrij. C'è De Vrij, certo. Quindi voglio dire, sarebbe non disdicevole giocare a tre, come aveva detto che avrebbe fatto più spesso di quanto poi ha all'inizio fatto Spalletti. All'inizio del campionato, ti ricordi? All'inizio no, del campionato, certo. Verissimo, vedo Luca Cilli su. Sì. All'Atletico ha sempre giocato a 4. Sì, sì, sempre a 4. Atletico sempre, con Simeone, con il Ciolo sì, Simeone, sì, esatto, sì. Sempre a 4. Coppia difensiva dell'Atletico passato, Miranda Godin. E che coppia, però scoppia, perché Miranda vuole andare via dall'Inter, perché ci sono altri giocatori come Skriniar e De Vrij. Ci sono state delle parole importanti oggi, sono quelle dell'agente di Nathan Nandes. Ho visto che le hai riportate anche sul tuo sito e lasciano intendere che comunque sì. la trattativa con il Cagliari sia ad un punto piuttosto avanzato. Questo può significare la beffa per quanto riguarda l'Inter, che aveva un accordo di base con Barella e la volontà del giocatore e invece suo agente, il Chelsea... Il suo agente è stato molto chiaro, sì, ho capito il senso della tua domanda, scusami se ti ho interrotto. No, prego, è stato chiarissimo. Scusami, l'agente è stato chiarissimo, l'agente di Nandez, ha detto c'è soltanto il Cagliari. Gli scenari sono degli scenari che questa corsa a gennaio per Nandez, con cifre già stabilite e che poi la necessità di metterti d'accordo sulle modalità di pagamento, mi fa un po' pensare. Cifre troppo importanti per non lasciar presupporre una partenza nell'immediato di Barella, no? È difficile immaginare sì, che il Cagliari si esponga a questo. Siccome danno tutti per scontato che Barella sono d'accordo, siccome tutti danno per scontato che Barella partirà sicuramente
a giugno, o magari qualcuno ci può arrivare a gennaio per giugno. Io penso che invece qualche finestra aperta, come stiamo raccontando, sulla possibilità che vada via da subito, dobbiamo lasciarlo. Il direttore di Inter TV ha portato Godin nella saccoccia, eccolo qui nella saccoccia, Roberto Scarpini, quando buonasera, arriva Godin? Soprattutto se va a toccare il tema Chelsea, lì sì, c'è proprio Sparkles. Ma non è vero, ma io e Alfredo ci vogliamo bene. Lo sappiamo. Se parli del Newcastle, del City, dello United, sì, ma del Chelsea. Chelsea. Non nominarlo. Dimmi una cosa, Godin è fatta o non è fatta quando arriva? Te l'ho detto l'altra sera, ti saluta e ha detto salutami. E basta. E basta, beh, per il momento così. Ma se ne va Miranda? Chi? Miranda. Dove? Adesso non va via nessuno. Futuro non lo so. Adesso siamo tutti qua. Ranocchia se ne va, dai. Ma non va nessuno. Neanche? Non lo so, cioè, quanti giorni mancano? 20 giorni, possono accadere tante cose, però... La risposta. Il gruppo è questo e questo, e con questo deve arrivare alla fine della stagione. Nicolò Barella, l'uomo del giorno, Alfredo Pedullà, aggiornamenti, grazie. Ma in Inghilterra stamattina davano tutto per fatto, si firma, si dà per fatto una cosa quando arriveranno le firme. Di sicuro il Monaco non ha ancora annunciato Fabregas, perché Fabregas lo liberi nel momento in cui hai un sostituto. I nomi sono due, Michele, quelli che abbiamo fatto venerdì, cioè prima scelta Barella, ex aequo Paredes. Ex aequo intendo dire ha altre caratteristiche, però sono i due nomi. Sappiamo bene che nel mercato russo Abramovic ha delle addentrature e magari mi tengo stretto. Sappiamo anche che l'operazione Nandez è un'operazione straordinaria per il Cagliari, ma non è un'operazione che in linea di massima, dal mio punto di vista, posso sbagliarmi, tu fai a gennaio sapendo di trattenere Barella. Quindi è un modo per andare avanti su un discorso di cautelarti nel caso in cui dovessi andare via a Barella. Il Chelsea è stretto e corto, ha pochi centrocampisti, a Jorginho, a Kanté, a Barkley, a Fabregas che è in uscita, a Kovacic che non ha fatto benissimo. Aspettiamo, perché io credo che la vicenda Barella possa esplodere nel giro di qualche giorno, e la vicenda Nandez, che tra l'altro è un accordo a 18 milioni di euro per il 70% del cartellino, faccio due calcoli, se prendo 18, anzi se spendo 18 e mi dai 50, me ne restano in cassa 32, e quindi io non ti parlo di operazione vicina alle firme come hanno fatto in Inghilterra. Ti confermo quello che abbiamo detto venerdì scorso, ti aggiungo Paredes, e poi c'è anche la vicenda attaccante. Perché? Perché anche la partita di Farabao Cup di stasera, la semifinale di andata che il Chelsea ha perso a Londra con il Tottenham 1-0 con rigore, su rigore, ha sintetizzato una cosa, quale? Che il Chelsea non ha attaccanti. Anche stasera ha giocato con Hazard punta centrale, con Giroud che è andato in panchina, e quindi il Chelsea farà assolutamente un centrocampista almeno uno e un attaccante.